Ben ritrovati a tutti voi a questo consueto appuntamento con Unitalsi Roma si racconta. Come è ormai consuetudine, ogni quattro puntate lasciamo da parte quelle che sono le attività straordinarie della sottosezione per dedicarci all'ascolto dei volontari, per capire un po' di più che cosa li ha portati a fare questa scelta di entrare a far parte dell'Unitalsi e che cosa questa appartenenza dona alla loro vita. La prima testimonianza che ascoltiamo è quella di Benedetta. Il mio rapporto con l'Unitalsi è nato tanti anni fa, che io avevo poco più di 20 anni, e una mia cugina mi ha chiesto di accompagnarla a Loreto. Siamo partiti, l'esperienza è stata bellissima e da lì abbiamo iniziato a fare anche i viaggi a Lourdes. Viaggi sempre molto intensi, stancanti, ma bellissimi, pieni di tantissime emozioni. Il rapporto poi si è un po' interrotto durante un soggiorno che ho avuto con mio marito in Alta Italia, i bambini piccoli, un po' più di difficoltà, e è ripreso quando sono tornata a Roma. Ero già una persona adulta e pensavo di non poter essere particolarmente attiva nei pellegrinaggi, ma una mia amica mi ha convinto e ho ripreso. Da allora sono felicissima e almeno una volta l'anno il mio Lourdes mi serve, mi aspetta e vado tanto volentieri. L'Unitalsi è come se fosse un appendice della mia famiglia. Ogni treno, ogni incontro, in ogni attività ritrovo persone che non vedo magari per parecchio tempo, ma con le quali ho molto in comune. C'è un rapporto di stima, di affetto, di solidarietà, e tante persone che noi chiamiamo diversamente abili che veramente ci riempiono il cuore di gioia e di felicità. Un momento che ricordo con particolare affetto è quando mi sono quasi fidanzata a Lourdes, perché mio marito, quello che adesso attualmente mio marito, all'epoca non eravamo ancora fidanzati, sentendo che io andavo con il viaggio di agosto a Lourdes, dice: beh, anch'io sono in ferie, ti accompagno. E da lì si è cominciato, all'epoca nei treni c'era il vagone cucine dove bisognava pelare patate, quindi la sua prima esperienza con Unitalsi è stata quella di pelare patate. Da lì ha fatto carriera, adesso è diventato un normale barelliere. E quando abbiamo deciso di sposarci, abbiamo chiesto a quello che allora era il cappellano Unitalsi, Don Luigi Paoletti, di sposarci, e quindi abbiamo avuto pure questa meravigliosa unione spirituale. L'Unitalsi è stato tanto per noi e per la nostra famiglia. Ancora oggi continuo a fare parte di Unitalsi perché sento che riesco a dare qualche cosa ai miei fratelli, al mio prossimo, a me stessa, a Dio. La mia fede ne viene rafforzata. E quindi credo che questo sia lo scopo principale. In questi mesi abbiamo avuto molte occasioni per parlare dello straordinario che vive l'Unitalsi, a partire dal pellegrinaggio a Lourdes, il pellegrinaggio dei bambini a Loreto, senza dimenticare la meraviglia dell'evento appena trascorso del presepe vivente al Campidoglio. Ma l'Unitalsi non vive solo lo straordinario, vive anche la carità, nell'ordinario, nella quotidianità di tutti i giorni. Anche questo è testimonianza, come ci raccontano i giovani volontari e insieme a loro il responsabile della comunità residenziale per anziani di Villa Mendicini. È una presenza molto importante, perché serve a coinvolgere maggiormente quello che è il territorio con la struttura residenziale, e soprattutto fornisce agli ospiti della struttura la possibilità di mettersi in relazione con delle realtà diverse
giovani appunto, che possono arricchire la loro esperienza di vita anche in un luogo come questo, dove di solito purtroppo si vive una forma di emarginazione da quelli che sono alcuni aspetti sociali e familiari, proprio purtroppo a causa della malattia mentale di cui sono affetti i nostri pazienti. Secondo lei come vivono i vostri ospiti la presenza di questi ragazzi, di queste iniziative? Beh, è abbastanza palese che la vivano con grande gioia e con grande partecipazione. Certo, piacerebbe che questo fosse anche un pochettino più presente, però ci rendiamo conto che gli impegni dell'Unital sono molteplici e la nostra di fatto è una piccola realtà. Però per quanto riguarda i nostri ospiti, la loro presenza è assolutamente ricreativa, proprio nel termine più profondo di questa parola, rigenera in loro un'esperienza di vita che probabilmente hanno dimenticato e tralasciato negli anni. Chiaramente dare una mano è sempre una bellissima cosa che diciamo che ti gratifica proprio a livello umano. Se poi ci stanno, diciamo, queste occasioni a livello delle festività, diciamo Capodanno, Natale, che si sta tutti un po' più insieme, tutti un po' più felici, dare una mano da una parte è più facile per l'umore della gente, però sempre con le giuste responsabilità, diciamo. Però è un gran bel contorno, diciamo, questo ambiente è così. L'invito è chiaramente un qualcosa che uno si sente dentro per dare una mano a persone che sono tantissime, purtroppo, che hanno sempre più bisogno di una mano, però ripeto, è una cosa che uno si deve sentire dentro, perché se lo deve fare contro voglia è chiaro che, come ogni cosa, specialmente queste cose che hanno maggiore responsabilità, diciamo un po' più difficile, quindi se uno se lo sente dentro sarebbe il massimo. Allora, innanzitutto questa è la seconda volta che lo faccio molto, due settimane fa abbiamo fatto la prima esperienza, ma è stata un'esperienza molto bella, e devo dire la verità, e ho visto molta partecipazione anche dal punto di vista dal loro punto di vista, e quello che ha colpito molto è che anche se loro, diciamo, le loro malattie loro le prendono come un gioco, noi ce ne accorgiamo qualche volta e anche noi ci mettiamo nel gioco, e quindi il bello è essere proprio entrati nel gioco con loro, ecco. E quindi quello che mi è piaciuto tanto è stata appunto la loro partecipazione, e sono cose che rimangono comunque segnate, perché portare un sorriso in questo periodo di Natale, in questi posti dove magari anche qualcuno è allontanato dai parenti, è sempre bello portare un sorriso anche da gente che noi non conosciamo, quindi loro comunque ci sorridono, e quello che a noi ci piace è anche quello. Ma quello che mi porto a casa da adesso, dentro la mia valigia, è i sorrisi e l'andare avanti, anche prendere la vita come un gioco, diciamo, e vivere la giornata giorno per giorno, anche se si sta in questi posti, con i loro problemi. E quindi la mattina, ecco, tornare a casa con questi sorrisi, io dico sempre, beato io che sono fortunato fino a quando potrò esserlo. E quindi quell'insegnamento è appunto il sorriso anche nelle difficoltà. Io faccio parte dell'associazione da molti anni, sono anche medico responsabile referente dell'area del Lazio, e quindi sono fortemente integrato in questa organizzazione che ho vissuto fin da quando avevo 18 anni. Ora vado per i 62, quindi l'esperienza è lunga e di grande formazione, ma questo non è che mi fa essere troppo di parte in relazione a quello che è il servizio che i ragazzi hanno svolto e che svolgono qui da noi, perché vediamo come questo, a prescindere dal fatto che io sia o non sia dell'associazione, è realmente utile e arricchente per loro. Essere dono per gli altri. La scelta di indossare una divisa con la scritta Caritas delinea quello che è il cammino, il percorso che si vuole dare alla propria vita. Essere un italiano è veramente uno stile di vita, lo stile di chi cammina alla luce del Vangelo con sempre l'occhio attento all'altro, nonostante quelle che sono le difficoltà e i doveri del lavoro quotidiano. A questo proposito, ascoltiamo questa seconda testimonianza che abbiamo raccolto per voi. Allora, mi chiamo Luigi Salvi, ho 74 anni, e di professione sono ristoratore da sempre, da più generazioni,
Sono entrato nell'Unitalsi 15 anni fa. Mia cognata mi ci ha portato perché lei è ancora più ha fatto più viaggi di me. Quindi io pensavo di non poterlo fare perché solo a vedere i malati mi metteva tristezza. Invece appena dal primo viaggio ho capito che lo potevo fare benissimo e che sono loro stessi che danno la forza ad aiutarli. Beh, per me è molto importante perché penso di fare qualcosa per chi sta peggio di noi. Me lo programmo da parecchio tempo prima, io tanto so che a ottobre devo lasciare quei 4-5 giorni e lo posso fare. Ma io direi, come dico sempre a chi non conosce questo volontariato, se vogliamo, possiamo chiamare così, di almeno una volta di andare a Lourdes per rendersi conto. Poi se nasce qualcosa di più, tanto meglio. Essere volontario è avere proprio uno stile di vita. C'è chi sceglie di fare un'esperienza, ma c'è chi sceglie di prenderlo proprio come stile di vita e lo vive nella quotidianità, lo vive con il vicino di casa, lo vive nel palazzo, lo vive nel lavoro, ma soprattutto lo vive impegnato nell'associazione. I volontari partono dai ragazzi più giovani fino alle persone più grandi, non hanno un'età specifica e soprattutto sono persone di tutte le estrazioni sociali, è veramente un mondo a 360 gradi. Spesso e volentieri i volontari stessi sono testimoni poi nella quotidianità e nei vari servizi che noi facciamo, sono proprio testimoni della carità, sono testimoni del vero servizio che noi facciamo in giro. C'è da pensare che la maggior parte dei volontari che vengono sono portati da altri volontari, amici, parenti, persone che comunque conoscono nel loro quotidiano e quindi sono testimoni, è la cosa fondamentale. Due storie molto diverse, due storie che ci hanno fatto capire chi si nasconde dietro la divisa del volontario unitalsiano, due storie personali ma anche una storia, la storia dell'associazione impegnata nella quotidianità nei confronti degli ammalati e dei disabili. E con questa piantina d'ulivo, simbolo dell'Unitalsi, noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata di Unitalsi Roma si racconta. Arrivederci. Un piccolo gesto, un grande dono. Dal mese di gennaio e fino al mese di marzo, aspettando la giornata nazionale Unitalsi del 5-6 marzo, la sottosezione di Roma è presente in San Pietro e in molte piazze di Roma con la piantina d'ulivo, segno di pace e fratellanza. Acquistando questa piantina contribuirai a sostenere l'Unitalsi in tutte le sue attività, pellegrinaggi a Lourdes e non solo, assistenza agli ammalati, ai disabili, agli anziani, oltre a essere un valido sostegno nelle piaghe della sofferenza quotidiana tra i senza tetto e nella sofferenza e malattia dei bambini. Sostieni l'Unitalsi, porta a casa una piantina d'ulivo. Con il tuo aiuto continueremo ad offrire a tutti un'occasione di felicità. Per informazioni chiama il numero verde 800 062 026.